È un punto di partenza perché il testo prevede un'approvazione successiva dei PUG per i comuni, dovremo noi approvare il piano paesaggistico regionale e dovremo adeguare tutti gli strumenti, far partire con una co-pianificazione la nuova visione del territorio che dovrà coinvolgere tutti gli enti e dovrà anche coinvolgere le realtà economiche e associative, perché poi i sindaci e anche noi come regione dovremo saper recepire quelli che sono gli input che ci vengono sottoposti. È una nuova fase che saprà dare le risposte e soprattutto saprà valorizzare un percorso comune, e questo è il succo di questo nuovo articolato. Io non nascondo la volontà di migliorarlo laddove sarà possibile migliorarlo e di anche sistemare quelle che potranno essere le difficoltà che calando questo articolato, questa nuova legge sul territorio, nella pratica si potranno trovare. Credo che sia sinonimo di intelligenza e di volontà di anche saper umilmente mettersi a disposizione di quelle che sono le sfide complicatissime che una materia come quella urbanistica comporta. Però penso anche che era giusto dare alla nostra regione, dopo oltre 30 anni, un nuovo strumento che possa essere in grado di portare la nostra regione a vivere le sfide future con certezze, coerenza rispetto anche alla vocazione dei nostri territori e cercare di limitare quelle fughe che portano a macchie di leopardo, una visione di territorio a macchie di leopardo che danneggiano la nostra prospettiva futura anche come realtà competitiva e come tenuta di un valore, di un patrimonio che è quello del territorio appunto, a cui noi teniamo tantissimo, perché riteniamo che il territorio rappresenti il più grande patrimonio di cui noi disponiamo e vorremmo lasciarlo nella migliore condizione possibile a chi verrà dopo di noi.